Ciao, benvenuti. Finalmente mi sono deciso di fare dei video di informazione e questo sarà il primo di una serie. In questo video parlerò di vaccini, visto che nelle varie discussioni in giro per i forum, su Facebook, amici, chi è pro vaccino, a tutti i costi bisogna vaccinarsi, sennò muori, ti devi vaccinare. Se no muori! E gli antivaccino? Oh, non sia mai il vaccino è pericoloso e velenoso! Se ti pigli il vaccino, te ne muori! E allora uno è confuso perché dice, oh, ma tu sei pro vaccino! E mi dici che muoio, se non mi vaccino. Tu sei antivaccino e mi dici che muoio, se mi vaccino. Perché che devo fare? Tutta questa confusione creata. Perché ovviamente nei mass media si possono dire, anche se reali i dati, che alcuni vaccini potrebbero far male. Perché se qualcuno legge quell'articolo e c'è la vaccinazione volontaria, potrebbe decidere di non vaccinarsi. Magari non è il caso di suo figlio, perché magari suo figlio non sarebbe soggetto a quel tipo di effetti collaterali, ma comunque c'è questa paura. Però c'è da dire che c'è anche l'altro lato della bilancia. Appena esce sul giornale, nelle notizie di qualche peggioramento di morti di meningite, tante persone, entro 24 ore, dalla paura, dallo spavento, corrono subito a vaccinarsi. Comunque, io per partire con questo video comincerò a parlare dell'autismo, perché sull'autismo si è fatto un terrorismo. Innanzitutto c'è da dire che l'autismo non è una condizione come quella che ci fanno vedere nei film, che ci hanno abituato negli anni, nei vari film dove vedi il supereroe. Noi siamo abituati agli stereotipi televisivi, dove l'autistico appena lo tocchi comincia a dondolarsi, che c'è un foglio dove scrive dei infiniti numeri che hanno un significato enigmatico, che quella sarebbe la sindrome di Asperger, non l'autismo. È come dire frutta e ciliegie. Autismo, sindrome di Asperger. Non tutti gli autistici hanno la sindrome di Asperger. Ma l'autismo è una cosa molto più complessa. Non esiste un autistico uguale all'altro. Le persone autistiche sono diverse una dall'altro. Da piccoli, per motivi neurologici sconosciuti, perché ad oggi la medicina è in alto mare, di solito l'autistico ha difficoltà alla parola, ha difficoltà allo sviluppo, ha un modo di comunicare diverso. E con gli anni diventa, in molti casi, la maggior parte, è una parola brutta che a me non piace, ritardato mentale. Io questa parola la cambierei perché non esistono i ritardati mentali. Si può dire un ritardato nella comunicazione perché non è in grado di comunicare. Siccome non è in grado di comunicare, no, noi siamo abituati da piccoli che ci insegnano le cose all'asilo, alle medie, alle superiori, alle elementari, e loro, siccome non sono in grado di comunicare, non sono in grado di ricevere quelle informazioni che si danno ai bambini come una persona, tra virgolette, normale. Anche io sono un ritardato mentale, perché anch'io ho difficoltà in alcuni casi a raffrontarmi con la società, a raffrontarmi col mio lavoro. A tutti capita. E quindi a me questa distinzione mi sembra anche un po' una cosa personale o offensiva. Io preferirei dire ritardato, comunicazione, è come dire un inglese, non sa l'italiano, allora tu quando gli parli piano, gli parli a gesti, gli fai vedere gli oggetti spiegando cosa sono, cioè tu cerchi di comunicare con una persona che non parla la tua stessa lingua. È questo l'autistico, o anche il ritardato mentale, o le varie forme che esistono.
di autismo, perché ne esistono tante. Può derivare dalla iperattività. Io parlo per esperienze personali, perché io ho conosciuto persone così, che uno vuole parlare talmente veloce, perché non so, i suoi collegamenti mentali sono diversi dai nostri, che si mangia le parole, non riesce a parlare. C'è quello lì che invece non parla proprio. Ci sono vari tipi, non si può dire che tutti gli autistici siano sindrome Asperger, non è assolutamente questo, non è assolutamente così. È arrivati in questo punto, vi farò vedere adesso un sito su internet, questo qui, dove è chiaro ed evidente che nella malattia dell'autismo non esiste alcun esame clinico, TAC, risonanza magnetica, esame del sangue, non esiste alcun esame, diciamo, oggettivo che indica l'esistenza della malattia dell'autismo. Perché ad oggi i medici sono in alto mare. Questo qua è il sito da dove ho preso le informazioni, è il sito del Bambin Gesù, ospedale pediatrico, che spiega cos'è l'autismo, i disturbi dello spettro autistico in generale. E da qui andiamo avanti. L'autismo è una malattia che non si conoscono le cause. Ci sono i sintomi, ma non ci sono i segni. E allora, diciamo, lo screening del cervello non permette ancora di identificare la malattia. Spostiamoci su un'altra malattia per dire: sapete la differenza tra parkinsonismo e Parkinson? Eccola qui, l'ho trovata. Il parkinsonismo, hai i sintomi ma non hai la malattia. Non c'è nessuna evidenza tipo analisi del sangue, TAC, ti prelevano il muscolo, ti fanno tanti di quegli esami che più ne hai più ne metti, però non c'è nessuna evidenza oggettiva che tu hai la malattia del Parkinson. Uno ha il parkinsonismo, i sintomi della malattia, ma non c'ha le indicazioni oggettive dell'esistenza della malattia. Al contrario, col morbo di Parkinson ci sono esami che individuano il morbo di Parkinson. Il morbo di Parkinson viene individuato, a differenza del parkinsonismo, che non si sa niente. Dici uno, cioè tu hai i sintomi del Parkinson e basta, ti può venire per qualche farmaco, effetto collaterale di qualche farmaco, qualche sostanza tossica che hai assunto, e non si sa nemmeno il motivo perché uno ha il parkinsonismo. Stessa cosa, perché ho parlato di Parkinson e parkinsonismo, perché esiste l'incidenza dei danni cerebrali con l'autismo. Ci sono tante persone che tramite statistiche si vede, poi non si sa se è correlato o no, però la casistica ci dice che molte persone con danni cerebrali possono essere autistici. A proposito, io ho preso il sito che volevo farvi vedere dal Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna. Hanno fatto una conferenza, c'è un PowerPoint, lo potete trovare su internet, e qua ci sono i fattori di rischio per l'autismo ambientali, no? Che parlano di infezioni, no? Sostanze neurotossiche, non si sa il motivo, e questo è un esempio. Ovviamente io non so se l'autismo è correlato coi vaccini, non lo si può dire. Dopo, nella fase successiva del video, quando vi parlerò dell'immunità del gregge e di quelle che sono le statistiche, capirete, ci sono tanti farmaci che indicati hanno le incidenze, quelle che sono le casistiche che vengono segnalate dai medici. Ma se per caso un farmaco, il medico segnala
che tra le reazioni avverse c'è l'orticaria, ecco, non vuol dire che questo farmaco sia effettivamente la causa di quell'orticaria. Finché non vengono fatte delle pubblicazioni scientifiche, degli studi, non si può sapere. Infatti vengono lasciate in sospeso. Ci sono le casistiche che indicano che il farmaco X, facciamo finta, non è così, la tachipirina produca come effetto collaterale l'orticaria. Nel caso che gli effetti collaterali presunti, perché finché non viene fatto uno studio scientifico non lo si può sapere con certezza, comunque in casi gravi quel farmaco viene bloccato. In caso di morte, in caso di invalidità, un farmaco che ha un alto rischio di rendere invalida una persona o di ammazzarla, perché questo dicono le casistiche, non perché sia correlato. Il fatto che sia correlato o no, non siamo Dio, la scienza non è arrivata a conoscere tutto come ci fanno credere. Verranno fatti studi successivi, il farmaco viene osservato, e invece i vaccini vengono trattati in modo diverso, non vengono trattati come farmaci. Tornando al discorso dell'autismo, molti mi hanno criticato su internet che dicono: ma com'è possibile? Nessun adulto può diventare autistico. Ma cosa mi viene a raccontare? Quella è una malattia che si prende nell'infanzia. Nessun adulto si ammalerà mai di autismo. Se le cause sconosciute dell'autismo si manifestano su un adulto, avrà cose diverse. Non sono io il medico, queste dovrebbero essere ricerche che dovrebbero fare i medici. Mettiamo che le X cause che causano l'autismo, che ad oggi i medici ancora non conoscono, nell'adulto magari, io dico per esempio, provocano demenza senile, difficoltà di parola, però non è che perdi il bagaglio di quello che hai studiato, di quello che hai osservato, del modo di comunicare che hai imparato nell'infanzia. Questo non lo perdi. Giusto per fare un esempio, parliamo di ciechi. Ci sono i ciechi totali. Un cieco totale è una persona che è cieco dalla nascita. E siccome è cieco dalla nascita, cosa succede? Anche se un futuro si fa un intervento chirurgico e ha la vista funzionante, non riesce a riconoscere gli oggetti, perché il suo cervello nei primi anni di vita non è stato istruito, lui non sa cosa sta vedendo, anche se ha gli occhi funzionanti. Cioè, una persona nata cieca magari dopo 20 anni viene guarita tramite la chirurgia, ma non è in grado di vedere. È un cieco totale, è un'operazione inutile, perché lui non ha imparato a vedere, cosa che noi facciamo nell'infanzia. A proposito, io qua avevo trovato una storia straordinaria di Ben Underwood, vi consiglio di andare a vederla. Purtroppo questo ragazzo è nato, ha avuto complicazioni, non so come, completamente cieco dalla nascita, ma proprio non ha le pupille degli occhi, proprio per un tumore mi sembra, infatti dopo purtroppo è morto. Però lui era in grado di vedere senza gli occhi, in grado di guidare la bicicletta, di giocare a pallacanestro, di giocare con i videogiochi. E di come fai a giocare con i videogiochi che non ci vedi? Lui riusciva, non aveva le pupille. E uno dice: è possibile, tu stai imbrogliando. No, guarda, io ti faccio vedere che mi stacco gli occhi. Se voi vedete il video su YouTube è anche abbastanza impressionante. C'è questo ragazzino che si toglie gli occhi. Ecco, e vi faccio vedere su internet, giusto sperando di non violare il copyright, giusto qualche secondino, proprio questo ragazzo qui. Lui comunica col suono, come fanno i delfini, con l'eco. Ma se questo ragazzo, per dire, con la chirurgia si fosse riusciti a mettergli due occhi funzionanti, lui avrebbe continuato a vedere come i delfini, perché non è in grado, non ha imparato la vista. Invece un adulto diventato cieco, dopo 3 anni magari si fa un intervento, può recuperare la vista al 100%. Questo ragazzo
li chiamano ragazzi delfino, che sono ragazzi che si orientano scoccando la lingua. Trovate varie informazioni in giro per internet. Comunque, per concludere questa anteprima sui vaccini, visto le polemiche che ci sono state sull'autismo, io potrei dire, come per altri farmaci, il vaccino non è diverso. Se ci sono casi di autismo, che siano correlati oppure no, segnalate gli effetti collaterali, reazioni avverse dei vaccini, trattate i vaccini come qualsiasi altro farmaco, non abbiate paura di essere radiati. Quella è la casistica. Poi chi di dovere farà degli studi in merito. Ma comunque, anche se uscirà che non c'è correlazione, verrà indicato lo stesso nel bugiardino delle indicazioni. E le persone a rischio potranno essere esenti, come da qualsiasi altro farmaco, anche da vaccino, anche se fino ad oggi non ci sono studi che hanno rivelato una correlazione. La scienza non è come la religione, si basa sul credo, non la scienza. Se fino ad oggi abbiamo raggiunto questo limite, in futuro questo limite lo supereremo. Ma non possiamo dire che quello che abbiamo raggiunto oggi è il traguardo. La ricerca continua, è così per ogni campo scientifico, è per questo che io mi arrogo il diritto di dirlo. Per qualsiasi campo, la fisica, l'informatica, io sono un programmatore, io posso difendere un mio programma, una mia app che ho appena sviluppato, che è in grado di mandare pass. E io dico, oh, guarda, è il miglior programma del mondo, ma se tu lo vai a analizzare, io ho fatto un gran lavoro per fare quella app, per fare quel programma che manda il fax, solo che poi alla fine gli utenti non lo scaricano, non lo usano, ma che me ne frega, io mando la mail, il fax, chi lo usa più? Ma chi lo usa? I tempi cambiano. Cioè, c'erano i vaccini del vaiolo, ma l'hai più sentito? Io non lo so, senti qualcuno che si è una malattia debellata, per dire, oppure magari tanti farmaci che erano anche bellissimi, molto efficaci, sono stati tolti dal commercio, dici, che cavolo, il Lasomil non è più lo stesso che era una volta, dici, io mi trovavo bene con quello. Cioè, i tempi cambiano e anche la tecnologia si adatta ai tempi. È importante precisare, come viene detto in questo sito internet, che non solo i medici possono segnalare le reazioni avverse, ma addirittura anche i pazienti, tutti gli operatori sanitari, come scritto qua nel mezzo. Sempre sulle reazioni avverse, però quasi finito. Il medico segnalante non è tenuto a dimostrare un rapporto di causalità tra l'assunzione del farmaco e la comparsa di una reazione avversa, ma solo a segnalare quest'ultima e la probabilità o no che derivi dall'assunzione del farmaco. E poi vabbè, uno può anche approfondire, però dopo andrei avanti fino a domani mattina. Ormai qua da me da sera le cuffie per non disturbare i vicini. Mi scuso per prima con i provaccinisti perché l'argomento è molto delicato. Magari io posso sembrare un antivaccinista, ma nel limite del possibile cerco di essere una via di mezzo, né troppo antivaccinista e né troppo provaccinista. Stavo comunque introducendo la seconda parte del video, che parlerò della teoria dell'immunità del gregge e delle statistiche.
perché le statistiche non vengono utilizzate anche come la matematica solo in medicina, ma vengono utilizzate anche in altri settori, per esempio economia, anche nel mio settore che è l'informatica. Come farei a fare i programmi se non conoscessi le leggi della statistica, della matematica? Non potrei. Per dire, in economia l'andamento della borsa si può dire che ci sono due dati, l'andamento del caffè, no? Ha un grafico molto simile a quello delle nascite, sto facendo un esempio banale, però questi due grafici non sono correlati tra di loro, sono due grafici che non c'entrano niente l'uno con l'altro. E questa è una cosa ovvia, può succedere, ma se uno sta sperimentando un farmaco, deve valutare tutte le possibilità, così come un economista, se deve consigliare quali azioni comprare, allora lui valuterà i grafici che potrebbero dare una correlazione reale. Per esempio, non possiamo dare tutto il merito ai vaccini, scusatemi pro vaccinisti, mi starete mandando al diavolo. Non ci sono solo i vaccini che hanno diminuito il numero dei malati, c'è anche il miglioramento dell'igiene, diciamo dal 1950 fino ad oggi è un po' migliorata, ma il discorso, deriva da Pasteur. Perché Pasteur nel 1850 circa, Pasteur, per fare un esempio, anche se i complottisti dicono che non è vero, però a me quando un complottista esagera mi va a negare la scienza, mi dispiace, Pasteur tutti lo conoscono, sanno chi è. Io adesso vi faccio vedere. Pasteur, la scoperta dei germi. Attraverso le sue ricerche sulla fermentazione del vino e della birra, Pasteur scopre la presenza dei batteri. E da qui cominciarono a sterilizzare i ferri per gli interventi, a sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto fosse salutare l'igiene. Negli ospedali cominciarono a utilizzare le mascherine, quella che potremmo definire un'igiene microbiologica. Però, diciamo, essendo una cosa del 1850, dal 1800, comunque verso la fine del 1800, quando fu scoperto il tetano, l'antitetanica, dal 1860 fino al 1950 si è fatta una campagna sull'igiene che comunque, se lo devo dire, il grafico dell'igiene è correlato fino al 1950, perché sull'igiene da 1950 ad oggi non è che c'è stata quella grande variazione, se noi vogliamo dirlo veramente, il boom dell'igiene è negli anni 60. Hanno fatto film sulle pandemie, già negli anni 60 parlavano dell'igiene, gli fischiavano nelle orecchie, però il botulino non ci sono vaccini, com'è che è sparito? È sparito grazie alle televisioni, perché in televisione cosa dicevano sul botulino? Le conserve, state attenti, il botulino ammazza un sacco di persone, con una trasmissione TV. Il vaccino in questo caso non era un farmaco che ti inietti, era una trasmissione TV divulgata da tutti i telegiornali, l'informazione, poi il tempo di acquisirla all'epoca non era come oggi, dai. All'epoca l'ultima ora, la notizia di ultima ora è nata al massimo negli anni 90, già c'erano i computer, un po' prima di internet, ma non era un'ultima ora real time. Era un'ultima ora che i giornalisti andavano a caccia di notizie, le ultime notizie che riuscivano con i mezzi dell'epoca del 1980 a recepire. Adesso c'è internet, con internet è real time, altro che ultima ora.
con i margini che avevano nel 1990. Come dicevo all'inizio del video, se in un paese la meningite ci sono tanti contagi, cos'è che succede? Allora la popolazione divulga su Facebook l'articolo del giornale e molti, per paura del proprio figlio, dicono: ma adesso mi muore il figlio di meningite, lo prendono, lo vaccinano. Questa è una cosa normale in Gran Bretagna. È solo in Italia che noi nominiamo l'effetto Bridge. Proprio tu li senti nei forum che scrivono, non sanno neanche cos'è effetto Bridge. Ma scusa, tu hai detto effetto Bridge, hai detto tutto, cosa hai detto? Si credono qualcosa a che fare con gli anticorpi. È un modello matematico, è un semplice modello matematico che funziona, però almeno a mio avviso, per vari motivi, è obsoleto. Uno di questi è la velocità di comunicazione, che è aumentata a livello planetario, e forse i paesi più industrializzati del mondo se ne sono accorti. Questo grafico che trovate su internet, cos'è che ci dice? Che i paesi meno sviluppati d'Europa hanno la vaccinazione obbligatoria. È così. I paesi meno industrializzati, moderni, hanno ancora la vaccinazione obbligatoria. E poi guardate quei puntini, cioè voglio dire, Francia c'ha 3 vaccinazioni obbligatorie, Repubblica Ceca quante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la Lettonia quante? 9? E in Italia la Lorenzin ne vorrebbe 12. Già che ci sono delle critiche sulle travalenze. Io vabbè, non è che voglio fare l'antivaccinista, però voglio dire, la Francia, che è una notizia recente di aprile, a differenza degli italiani, i francesi mostrano shock. Da quasi un anno la Francia decide di rivedere le strategie di marketing vaccinale, di marketing vaccinale, eccetera eccetera. Questo qui è un articolo che trovate. Il Consiglio di Stato ha ordinato al Ministero della Salute di rendere disponibili entro 6 mesi solo 3 vaccini obbligatori di legge. 3 vaccini obbligatori, hanno tolto l'esavalente. Io non so, visto in giro, dicono che ha un sacco di controindicazioni, che è troppo pesante. Non è compito mio stabilirlo, è una questione medica. Scusate, sto fumando, ho passato una giornata a cercare di fare il mio primo video di informazione su YouTube e sono abbastanza stanco. Però mi faccio una sigaretta, anzi no, guardate l'acqua. C'è anche l'acqua, adesso scusatemi, tanto cercherò di essere più rapido e finire la svelta questo video, tanto ormai ci siamo, i concetti da dire sono rimasti pochi. Scusate se parlo lentamente, ma è l'orario e sono stanco. Oh, un po' di pausa, dopo tutto questo da fare, chiacchierare. Ma chi me lo fa fare a me di fare i video? Chi me lo fa fare? Tanto io scrivo i commenti. No, è più bello fare i video. Adesso, appena posso, farò anche altri video interessanti. Allora, ritorniamo a noi. Vi faccio rivedere ancora un attimo il grafico, così vi rendete conto. Ecco, c'è da dire una cosa. In Germania non c'è la vaccinazione obbligatoria, però per l'iscrizione a scuola chiedono una vaccinazione per 2 o 3 vaccini. Io adesso non mi ricordo quali sono, però voglio dire, non è che hanno messo il vaccino obbligatorio nazionale di legge, no, ti iscrivi a scuola, come requisito ti chiedono l'antitetanica, per esempio, che tra l'altro non è contagiosa, non è un virus, è una tossina, l'antitetanica. Ci ho litigato con uno su Facebook che diceva l'antitetanica non serve a niente. Sì, a me non serve a niente, sono programmatore, quella volta che mi taglio. Però adesso per esempio ho messo la serra in solaio, scusate se fumo, ma prima finisco il video meglio, ho messo l'orto sul solaio, ma se io mi taglio mi faccio subito l'immunoglobina del tetano, mi sembra che si chiami così. Se fossi un giardiniere sarei un incosciente
se non mi vaccino contro il tetano a vita. Stessa cosa per altri lavori a rischio. Basta andare ad informarsi, magari una volta era più difficile, adesso c'è internet. Cercate la causa del tetano a sto filo. Cercate la causa del tetano, è una tossina di un batterio e si prende con la terra, facendo agricoltura. Adesso parliamo dell'effetto gregge, quel grande effetto. Ma che effetto? È un effetto speciale. È una cosa che conoscete tutti e non lo sapete. Cioè, è una stupidata, a livello logico, vabbè, uno che sa giocare a quel gioco conosce le regole del gioco. Vi è mai capitato di giocare col campo minato, il prato fiorito? Quella è la teoria dell'immunità del gregge. Adesso io l'avevo preparato, però l'ho perso. Aspettate un attimo. Ecco, la teoria del gregge è simile al campo minato o prato fiorito, come preferite, che è un gioco che per Windows del 1995, Windows 98, l'obiettivo era quello di trovare le bombe o i fiori, dipende dalla versione. Ovviamente nel nostro caso, per spiegare la teoria dell'immunità del gregge, aspettate che faccio pausa, immaginatevi quei campi vuoti, le persone sane non vaccinate. Invece i numeri rappresentano persone vaccinate o che si sono ammalate e poi hanno acquisito l'immunizzazione. Le bombe o i fiori rappresentano il virus. Certo, l'immunità del gregge ha una regola in più, cioè in pratica io immagino che in prima fila ci siano quelli malati, in seconda fila quelli vaccinati in alcuni punti, perché sennò quello malato a quelli sani gli contagia la malattia e non avrebbe senso. Però vabbè, il campo minato può dare un po' l'idea. Se conoscete il gioco, provate a giocarci, cercatelo su internet e capirete qual è l'immunità del gregge. Effetto gregge, effetto gregge, mi sembra il Movimento 5 Stelle in questo momento. Non voglio offendere, mi dispiace perché io sono simpatizzante del Movimento 5 Stelle e mi dispiace quando diventa un gregge con un pastore capo che non lascia abbastanza libertà alle proprie pecore. Però questo è un piccolo fuori tema di questo video. Ecco, spiegata l'immunità del gregge, adesso passiamo alla passione per i complottisti. I complotti. Perché, ahimè, anche qua io sono da una parte pro-vaccinista e dall'altra invece sono anti-vaccinista. Perché? Però sbagliate periodo storico voi complottisti, ma voi sapete che secolo era il secolo scorso, quando c'è stata la seconda guerra mondiale? Non era solo Hitler l'assassino che nei campi di concentramento faceva esperimenti scientifici, ma era una condizione dell'epoca che era discendente del positivismo. Dare a un medico un campo di concentramento è come dare a me i laboratori della Microsoft. Cioè, se mi fanno andare in Silicon Valley, io vado lì, per me quello è il paradiso. Per un medico, cioè, vabbè, c'è l'etica, ma sul fatto di sperimentare un campo di concentramento dove puoi ammazzare persone senza dargli importanza, è questo che è successo. Cioè, ci sono stati che hanno anche ammesso questo. Non è il tema di questo video, magari farò anche altri video, che ci sono stati che hanno ammesso di aver fatto esperimenti sulla popolazione civile, ma ovviamente l'obiettivo non è ammazzarli tutti, ma è trovare un farmaco. Noi tutti utilizziamo l'aspirina, ma non lo sappiamo dove è nata l'aspirina. Forse nei campi di concentramento, dopo un po' di esperimenti, hanno capito come realizzare l'aspirina. La Bayer ha inventato l'aspirina
grazie alle cavie dei campi di concentramento. Stessa cosa con i vaccini. I primi vaccini, è brutto da dire, sì, avevano, diciamo, il principio attivo che vaccinava le persone, però poi ci mettevano altre cose e facevano esperimenti su alcuni gruppi di persone, non su tutta la popolazione, magari americana, no, magari sulla popolazione di neri, disabili. Io sono abbastanza sensibile sul tema perché ho parenti disabili, cioè è roba da assassini. Al giorno d'oggi ci sono i diritti dell'uomo, ma come si fa a fare degli esperimenti scientifici su dei disabili? Ma essere senza cuori, ci vuole un po' di buonsenso, di etica. La scienza lì ha dei limiti, perché volendo, dammi una persona, vieni qua, ma io sono un bambino, faccio fettine, vedi te come va avanti la scienza, vedi come si evolve la medicina e scoprono anche la causa dell'autismo. È così, cioè non lo dicono. Dopo la seconda guerra mondiale tutti gli scienziati sono stati portati negli Stati Uniti, sono stati rapiti perché per continuare gli esperimenti. Io lo dico qua, però non è il video per parlare di questo. L'area 51, molti hanno sospetto che sia un campo di concentramento governativo, ma quando dicono rapimenti degli alieni, l'UFO ha rapito, ma l'UFO più cattivo è l'uomo. Queste cose esistono, non si possono negare. Nel campo informatico dicono che i virus li fanno quelli che costruiscono gli antivirus. In un certo senso, in alcuni anni è stato anche vero, magari i primi anni, c'erano molte aziende di antivirus emergenti e come facevano ad emergere? Crei il virus, crei l'antivirus, poi dopo, però adesso non è più così, perché c'è il ragazzetto hacker che ti trova il modo di fregarti, ci sono addirittura i governi, la NSA, ma qui usciamo fuori tema, andiamo su Snowden, andiamo su Assange, che hanno diffuso i codici sorgenti di virus realizzati dal governo, cioè voglio dire, capite, ma qui siamo ai livelli del complottismo alto. I vaccini finché sono serviti, poi certo io eticamente sono dispiaciuto che i primi vaccini sono stati sperimentati sui disabili, cioè è una cosa che mi fa proprio piangere, sugli orfani, sui neri in Africa e anche in America, ma poi questo purtroppo, cioè, dispiace dirlo, cioè, voglio dire, essere realisti, succede anche in Africa adesso, i vaccini li sperimentano lì, non si può negare, ma questo è essere antivaccinista, però i vaccini servono, il tetano serve, il vaiolo è servito, non si può dire che sono dei vaccini inutili, quanto mai li hanno inventati, non servono a niente, no, sono scientifici, è vero che le compagnie farmaceutiche ogni tanto pensano più al business che alla salute, umana. Questi sono argomenti che se ne parli in Italia è tabù, però se vai all'estero è normale parlarne. La Spagna, in Spagna c'è una serie TV che si chiama Il Ministero del Tempo e c'è una puntata dove dicono dichiaratamente che il vaccino della H1N1, che mi sembra che sia la viaria, è una truffa, una bufala, ma questo lo mettono anche in film della Polonia. Io adesso rimetto un attimo il grafico per farvi vedere una cosa. Quante vaccinazioni hanno in Polonia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eppure sono stati i primi a dire che il vaccino della H1N1 era una truffa. Addirittura i complottisti dicono che hanno fatto cadere l'aereo del governo perché si sono arrabbiati, perché poi i vaccini non sono più stati comprati dopo la denuncia. Ci sono tanti video su internet che parlano addirittura della Repubblica Ceca, che ha scoperto che il vaccino era contaminato col virus della suinina. Queste cose, è per questo che la vaccinazione obbligatoria non solo è obsoleta, è anche pericolosa, molto pericolosa, perché ammettiamo che avessero messo la vaccinazione obbligatoria per la H1N1, cioè voglio dire, ancora prima di sperimentarla, come dice il medico polacco in un video che potete trovare su YouTube, prima ancora di vedere gli effetti collaterali, un vaccino completamente nuovo, se lo metti,
e lo sperimenti sulle persone, che poi tra l'altro le uniche morti della H1N1 che si sentivano sul telegiornale morivano per altre patologie, non per la H1N1, purtroppo morivano per... Allora le persone che sentivano il telegiornale dicevano: non mi vaccino, cosa mi vaccino a fare? Avrei voluto approfondire di più l'argomento, visto che è molto interessante, ma mi sa che concluderò qui, anche perché si è fatto tardi. Il prossimo video cercherò di organizzarmi meglio. Questa, diciamo, è stata un'improvvisata, ho voluto provare l'ebbrezza di fare informazione. Poi, se siete d'accordo, va bene, se non siete d'accordo, va bene lo stesso, non c'è problema. Se volete vaccinare i vostri figli, vaccinateli, è importante. Ma se un sentire interno dice: no, io non lo voglio vaccinare, perché lo Stato vi deve obbligare? Ci vediamo al prossimo video. Ciao.